Parlare di Montecchio Alma Juventus Fano in questi ultimi anni ha voluto sempre significare dei derby estremamente sentiti e combattuti. Ci riferiamo ovviamente al calcio, in particolar modo al calcio di Serie D, ma il calcio 5 non è da meno. La partita fra Montecchio Calcio 5 e l'Alma Juventus Fano è stata una partita spettacolare, vinta meritatamente dalla squadra di Montecchio per 7-2. Nella serata di venerdì 12 marzo al Pala Dionigi, valevole come 24esima giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Il Montecchio non poteva sbagliare e non ha sbagliato, nonostante le assenze importanti di Messina per infortunio e di Zavoli per un turno di squalifica. Da segnalare nell'ambito di una buonissima prestazione di tutta la squadra, l'ottima prestazione di Capitan Cresti, autore di una tripletta, e di D'Agostino, autore di un gol capolavoro che ha entusiasmato il pubblico presente. Oltre ai 3 gol di Crespi e i 2 di D'Agostino, sono stati autori di un gol a testa anche del Prete e Poggiaspalla. Per il Fano i 2 gol sono stati realizzati da Boiano e Fontemaggio. E c'è da notare che il Fano ha una squadra dove erano presenti anche dei ragazzi estremamente giovani, del resto la squadra del Fano è caratterizzata dall'avere un ottimo settore giovanile che sta dominando il campionato regionale. In partita, come già accennato, non ha avuto scorie, il Montecchio ha segnato con regolarità nell'arco dei 2 tempi, era arrivato ad un vantaggio di 5-0. A quel punto c'è stata una reazione del Fano che ha realizzato 2 gol e poi il Montecchio ha chiuso la partita con un altro 2 realizzati. Con questa vittoria il Montecchio è al secondo posto in classifica, a 2 lunghezze dalla prima, dalla Futsal Chiaravalle, e a 49 punti con altre 2 squadre, l'Omicciori Saltara e lo Strense. L'altra squadra di Montecchio, la Folgore, ha perso in trasferta ad Ancona contro l'Ancona Nuova Marmi per 5-3. La Folgore è invece ferma a 25 punti, a un solo punto di distanza dalla zona play-out e urge nelle prossime partite fare più. La prossima settimana il Montecchio sarà di scena sul campo di Urbino, mentre la Folgore ospiterà in casa in Falconara. Da www.cittafuturainfo, anche per questa settimana è tutto. Stefano Gattone, alla prossima.